Buona serata e buona settimana, bentrovati per l'edizione della sera del nostro telegiornale in apertura alla politica. Facciamo il punto per quanto riguarda il primo turno delle amministrative 2016. Si andrà al ballottaggio in quattro città principali: Roma, Milano, Napoli e Torino. Cagliari ha riconfermato il suo sindaco, mentre in altre due città si andrà al ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra. Servizio. Adesso occupiamoci di fatti locali. Torna alla ribalta la questione inerente all'ospedale Tatarella di Cirignola. Il Partito Democratico ha tenuto un comizio nella serata di domenica per mettere in evidenza la sua versione inerente alla vicenda del nosocomio Opantino. Il segretario locale Sgarro mette in evidenza che la situazione inerente il direttore generale dell'ASL Piazzolla, che aveva promesso attenzione per questo presidio, e reali prospettive di crescita. Secondo Sgarro si sarebbe rimangiato tutto. Per l'ex direttore sanitario Rocco D'Alessandro nessuno ci cucirà mai la bocca, mentre l'europarlamentare del Partito Democratico Elena Gentile, con fare ringhioso, ha detto ci concentreremo su tutto ciò che sarà. Piazzolla non si illuda, noi non cuciremo la bocca, ma andremo avanti e porteremo avanti la vera e reale verità sulla vicenda. Adesso una mia pagina sportiva, incominciamo con il calcio. Pomeriggio di follia domenica per quanto riguarda il Foggia Calcio. Prima la partita persa 4-2 a Pisa, con speranza di ribaltare il risultato nel ritorno, e poi l'aggressione ad opera dei tifosi pisani. Il servizio. Questa dunque è la cronaca inerente a quanto è avvenuto. C'è anche da aggiungere, come avete sentito nel servizio, che la società rossonera si riserva ogni possibile azione legale in merito ai deplorevoli fatti avvenuti. Il sindaco di Foggia Landella ha scritto al ministro dell'interno Alfano e al capo della VGC Tavecchio e della Lega Pro per chiedere davvero che i tifosi del Pisa non vengano nel capoluogo d'anno. Parliamo adesso di basket, perché c'è stata la chiusura della stagione cestistica per l'Allianz Udas e anche l'addio del capitano Guglielmo Serazzi. Sentiamo. In chiusura parliamo di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, perché alcuni hacker lo hanno messo in condizione di violare i suoi profili non soltanto su Facebook ma anche su Twitter ed altri siti. Tra l'altro la scoperta è stata fatta qualche giorno fa. Mentre su Pinterest è stato modificato il nome del profilo dell'hacker. A quanto pare, almeno secondo quanto dicono gli inquirenti informatici, nessun accesso all'account di Facebook di Zuckerberg. L'episodio è simile a quanto accaduto qualche giorno fa anche al profilo della celebre cantante americana Katy Perry. È tutto per questa sera, per questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina alle 9. A tutti un buon proseguimento di serata.